Buongiorno ragazze, sono le 9:15 e io sto facendo colazione. Mi sono appena mangiata questo, non fate conto che ho messo il pattume qua. È uno yogurt alla vaniglia, ve l'avevo già detto ieri, abbiamo parlato della colazione, mi sa, che ha la stessa conformazione di un budino praticamente, ha la stessa solidità, diciamo. Poi io me ne sono mangiata e poi mi bevo il mio caffè mentre mi guardo questo. Ragazzi, io non so se voi seguite la famiglia Saccone Gioli, è una famiglia italo-irlandese. Che però vive a Londra. Sono video tutti i giorni della loro vita in pratica. Cioè, ragazzi, sono a Bologna, io non ci voglio credere. La vita mi vuole male praticamente. Vabbè. Me la sono presa con calmissima stamattina. Mi sono svegliata soltanto perché ho dovuto appunto aprire la porta per mia zia. E dopo non sono più tornata a letto, anche se avrei potuto, però non mi andava. E quindi mi sono alzata, mi sono fatta colazione con calma e adesso appena finirò, con molta calma, mi faccio una doccia. Stamattina in realtà non ho ancora piani, cioè so di sicuro che vorrei fare un giro nella parte un po' turistica a cercare qualche souvenir. Oggi è il mio ultimo giorno pieno praticamente. Perché domani mattina ho il taxi alle 4:30 di stanotte. E oggi è l'ultimo mio giorno. Stasera siamo fuori a cena con la zia. Insomma, quando posso stare con lei, ovviamente sto con lei. Però credo che lei oggi finisca per le 6-7 di sera. E perciò vorrei, insomma, organizzarmi bene. La spiaggia l'ho già vista ieri, quindi direi basta. Vorrei andare un po' nelle vie dello shopping. Piano per ora, in realtà poi improvviserò. Adesso tra poco vi faccio anche vedere le foto che ho fatto ieri sera perché sono splendide. In ogni modo, questo è il mio profilo. È privato, però accetto praticamente tutti. È questo qua, perché metto tutte le storie, eccetera. Comunque, foto di ieri sera, l'outfit era questo. Non so, ma credo l'abbiate visto comunque un po' dal video. A me piaceva molto, il tacco non era troppo alto. Questa è la location. E questo è un backstage che mi ha fatto mia zia, mi piace troppo. Praticamente è una foto dove io fotografo i fuochi d'artificio. È stupenda, secondo me. Poi qua ci sono io davanti all'hotel. Questo qui è il Carlton, quell'hotel appunto davanti al quale facevamo l'aperitivo. Fuochi d'artificio. Già all'arrivo, cioè guardate, con il tramonto, bellissimo. Vabbè, basta. In tutto ciò mi ha chiamato mia mamma ed è passato tipo un quarto d'ora di chiacchierata. Basta, quindi ora mi finisco di guardare questo video e poi doccia. Allora, ragazze, mi sono fatta la doccia e si vede perché ho i capelli super, vedete? Sono vestita in realtà come ieri perché qui a Nizza mi sono, cioè qui a Cannes, insomma in Francia, mi sono portata poche cose, appunto perché avevo soltanto il bagaglio a mano. Quindi niente, mi sono portata proprio poche cose, quelle esatte che mi servivano per stare qua. Che è una cosa che non faccio mai, perché è una cosa che proprio non mi piace fare. Però vabbè, insomma. Appunto a fare questo giro un po' di shopping, eccetera. Oggi non mi sono assolutamente truccata. Mi metterò gli occhiali da sole così tutto scompare. Quindi ora mangio questa, poi prendo ed esco. When I saw your face, I couldn't find the words I meant to say. Stuck inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? Sorry for the things I said. Ho cominciato la mia salita verso Le Souquet, che è praticamente il quartiere di Canna Antica. Ho fatto un mini passaggino in un negozio dove ho preso questo.
perché non poteva mancare per giungere al mio braccio dell'estate. Manca solo il bracciale di conchiglie che ho lasciato a casa. La stazione di bus, là c'è il porto e ora mi avventuro su perché vorrei andare a vedere la cattedrale. Arrivata! Ok, si intravede un po' di panorama, ma nemmeno troppo. Mi sono fatta questa cosa qui in testa perché veramente non sopportavo più i miei capelli. Io sono partita da quello là, è l'hotel lì famoso, quello là, con le due cupole nere. Esatto, sono partita da là e sono qua. Proprio fantastico. Ragazzi, sono pessima, lo so, ma mi sono dimenticata di farvi vedere cosa ho mangiato. Ho comprato un panino da Monoprix che non mi è particolarmente piaciuto. Praticamente erano due tramezzini al salmone, non ho provato, non mi è piaciuto. E mi sa che ora mi incammino un attimo verso casa, tanto sono veramente 10 minuti da casa, anche meno, 7-8 minuti. E poi non lo so oggi pomeriggio. Ok, come già vi avevo anticipato, ho deciso di fare un saltino a casa. Sono stata lì una mezz'oretta a riposarmi un po', perché sto camminando tanto in questi giorni. Vi giuro che, per quanto sembri strano, dopo un po' non c'è tanto da vedere. Cioè, c'è il mare, bellissimo, però più che stare lì in spiaggia a prendere un po' di sole, non so cosa fare. Allora ragazze, ero uscita per andare un po' in spiaggia a prendere un po' di sole e tutto d'un tratto è venuto un temporale pazzesco, tipo si è girato il sole, è venuto su tutto buio, tutto nuvoloso, una gran tempesta di sabbia e un freddo, ci sono 15 gradi attualmente e pioggia come se non ci fosse un domani. E questo è il cielo ora. Ha piovuto, ma ora sono già le 7. Cosa è successo? Niente, che io in pratica sono stata in casa queste 2-3 ore, cioè nel senso, appunto, ero là in spiaggia ma sono dovuta scappare via assolutamente perché era, cioè, non si poteva stare, avevo tutta la sabbia in faccia, era proprio una situazione da evitare. In teoria dovevamo andare a mangiare fuori, appunto, perché era, cioè era, è l'ultima sera di, per me, dipende un po' come lei messa con stanchezza, lavoro, non lo so, vediamo un po' com'è messa. Comunque in teoria dovremmo uscire, se usciremo chiaramente mi cambierò e mi metterò un giubbotto sopra con la sciarpa perché fa veramente molto fresco in questo momento, proprio tanto. Allora ragazze, aggiornamento, 10:15, noi siamo andati fuori a mangiare, non vi ho inquadrato il piatto perché ho lasciato a casa la videocamera, comunque ho mangiato una semplicissima insalata con qualche condimento tranquillo e adesso siamo già a letto, stiamo per dormire perché alle 4:05 suona la sveglia appunto per partire. E ho il taxi che mi aspetta, quindi devo svegliarmi presto presto, perciò io vi mando un bacio e ci vediamo domani con la giornata di viaggio. Notte. Allora, sono arrivata a Napoli, sono morta, ve lo giuro.
sono le 8:40. Io sono atterrata alle 8:05, 8:10 mi sa. Sì, più o meno 8:10. Quindi in realtà è andata molto bene perché ho già appunto perso mezz'ora. Volo terribile, un sacco ballerino, proprio tanto. E ho fatto anche un video delle turbolenze, ma un pochino. Devo, ve lo faccio vedere, si vede tutta l'ala che si muove. Niente, quindi sono messa così, ho un sacco di occhiali, ora ho preso un caffè e mi metto un po' a lavorare e amici. Allora ragazzi, aggiornamento, sono le 12:08, la mia faccia non è affatto cambiata, sono sempre terribilmente stanca, queste ore sono volate per il culo. Cosa ho fatto? Ho editato, cioè sto editando i video, ho guardato dei video su YouTube, ho scaricato della musica da YouTube e ho fatto un lavoraccio perché praticamente devo fare delle richieste per l'università, borse di studio, eccetera. Quindi mi sono messa a scannerizzare i documenti dal PC, insomma ho lavorato un pochino con la tecnologia, che è una cosa un po' stressante e che richiede tempo, e stamattina tempo avevo, quindi vi giuro, dalle 9 che sono seduta qua, sono 12 e volato, il volo parte tra 4 ore, però devo pranzare e volevo pranzare in un ristorante che si chiama, vabbè, perché di Napoli sicuramente lo conoscerà, si chiama Fratelli la Bufala, e qua in aeroporto se ne approfittano un po' in realtà dei prezzi eccetera, perché veramente se andate fuori un po' in città, diciamo, spendete pochissimo. Luna, pensavo di andare appunto in questo ristorante, l'unica pecca è che è in aeroporto ma è fuori dai controlli, sono ai gates, come si vede, e quindi devo uscire, rientrare e quindi ripassare anche i controlli in pratica. Ho mangiato e da scema proprio che sono non vi ho fatto vedere cosa ho mangiato. Adoro, l'ho mangiato appunto lì dai Fratelli la Bufala. Alla fine devo fare un appunto, che prima mi sono fidata delle recensioni ma non era così. Una margherita costa 6,50, non 9, che è molto differente, costa quasi come a Bologna, quindi già ci siamo. Alla fine ho speso 12, no 11, e ho mangiato una pizza e una coca più il coperto che costa 2 euro, e quindi ci sta, i controlli. Ora sono le 2:05 e sono in perfetto orario, pensavo di fare molto più tardi, invece no. E quindi mi sono seduta in un gate deserto, ho raggiunto la mia zona, che è la zona A, e poi mi sono così accampata, vedete qua, in questa specie di mega stanzona chiusa, che sarebbe un gate ma che appunto non è utilizzato in questo momento. Posso vloggare, posso fare un po' di videochiamate. Niente, vi saluto e ci vediamo dopo. Sono tornata a casa nelle mie vesti pigiamose. È stato un volo da incubo veramente, non ne potevo più, era piena di turbolenze, ero stanca. E adesso però mi siete venuti in mente e ho pensato che mentre sistemo mi
registro, così vi faccio un po' vedere come sistemo la mia camera e come metto a posto le cose che ho usato, che sono tantissime. Ragazzi, non vi spaventate, ma ho una maschera indosso. Aiuto, non riesco a ridere. Questa maschera, che è questa qui di Primark, quelle che costano 1 euro, e ce l'ho su da 5-6 minuti e mi tira già tutta la pelle. Adesso finiscono i vlog della Francia. Un bacino, spero che vi siano piaciuti. Un bacino da una me spaventosa. Ciao ciao!